Ingredienti per due persone: 200 g di penne rigate, mezza melanzana di grandezza media, un barattolo di pomodorini di collina, cioè 400 g, 30-40 ml di olio extravergine di oliva, 200 g di mozzarella, 2 cucchiai di parmigiano reggiano grana padano, uno spicchio di aglio ed eventualmente, se gradite, 50 g di pancetta affumicata. Cominciate col tagliare la melanzana. Prima tagliatela orizzontalmente, ottenendo due fette spesse, e poi verticalmente nei due sensi. Avrete così una sorta di dadoni grandi. Mettete quindi sul fornello una padella con dell'olio. Fatelo riscaldare e poi buttateci dentro le melanzane che avrete preparato. Fatele soffriggere per un paio di minuti girandole con un cucchiaio. Così. E quando si saranno appassite, in questo modo, vedete? Pulite l'aglio e aggiungetelo. Quindi fatelo soffriggere per non più di 60 secondi, mi raccomando. Poi aggiungete i pomodorini di collina, che hanno la caratteristica di essere piccoli e tondi. Schiacciateli un po' e diluite il tutto con mezzo bicchiere di acqua. Fate cuocere questo sugo per una trentina di minuti a fuoco moderato ed ecco qua, dopo 30 minuti il sugo sarà pronto. Se gradite, o per variare la ricetta, potrete far soffriggere insieme alle melanzane della pancetta affumicata. A questo punto aggiungete prima la mozzarella, poi la pasta precedentemente cotta e scolata. Mi raccomando che sia al dente. In particolare deve essere tolta dal fuoco 2 minuti prima del tempo consigliato dal produttore, perché deve terminare la sua cottura in questo sugo. Ma per saperne di più sulla cottura della pasta, guardate la mia lezione numero 2. Lasciate sul fuoco il tutto per un paio di minuti circa, così, in modo che la mozzarella cominci a sciogliersi. Dopodiché cominciate a girare. Quindi aggiungete il formaggio grattugiato e continuate a girare, fino a quando la mozzarella non si sarà completamente sciolta. E questo è il risultato finale. Ora potrete impiattare e portare in tavola, aggiungendo un'ultima spolverata di formaggio grattugiato.